Al Banco Solidale di Rete Veneta, tra le tante nuove donazioni, spiccano questi cassettoni ricolmi di cappucci, frutto della terra che arriva direttamente dalla produzione di un'azienda agricola di Maserà, nel Padovano. Di seguito, le motivazioni di questo nuovo gesto di solidarietà. Era una vecchia idea, avevamo cominciato questa primavera perché, come sempre, i mercati ortofrutticoli hanno alti e bassi di prezzi e a volte bisogna fare delle scelte. E piuttosto di darli a poco prezzo alla grande distribuzione che dopo li rivende come vuole, preferiamo darli in omaggio a chi effettivamente ha bisogno. E mia moglie, che è appassionata della Mirella, a vedere, a guardare Focus col direttore Baciali, è lei che ha la passione di questo. Ecco signora, quindi sì. Oggi è venuta anche qua a conoscere la Mirella. Personalmente vedo che fa tante cose belle, che aiuta la gente e abbiamo detto ma perché no, visto che sono qua, che il mercato non li vuole o li deprezza, con tutto il lavoro che hanno, ho detto almeno servono a sfamare qualcuno piuttosto che buttarli via, insomma, mi sembra uno spreco. E mentre i volontari diligentemente si accingono ad approvvigionare gli scaffali del banco con le nuove cassette di cappuccio, l'apprezzamento e la soddisfazione da parte della nostra Mirella. Sono queste persone, queste aziende che hanno fatto sì che il ricco Nord-Est di una volta diventasse famoso con i loro prodotti, ma soprattutto con il loro lavoro. L'umiltà è lavoro e hanno fatto delle aziende bellissime con dei prodotti proprio direi meravigliosi che ci invidiano tutti e allora bisogna aiutare queste aziende ma soprattutto capire cosa danno pur di far solidarietà. Al banco ogni giorno con un nuovo piccolo grande dono. Come vedete è arrivata dell'ottima uva. Anche questa settimana di distribuzione per i veneti schiacciati dalla crisi la riprova che la gente, ognuna come può, continua a sostenerli.